Chieti si arena come una balena stanca e senza una vera ragione. Gli indizi di San Benedetto, paradossalmente, facevano presagire ben altro e mai una battuta d'arresto contro una fermana generosa e ben messa quanto ti pare, persino pericolosa, ma pur sempre con i suoi limiti e problemi. Pressing alto quello canarino, cuore che salva per ora la panchina a Bortoletto, bravo a decifrare in pochi istanti la giornata no del complesso teatino, mai così sbiadito, opaco, improduttivo, al di là di qualche buona, ma non strepitosa occasione. Dopo lo stop di Mengoni, il febbrone di Rajčić, si vede come quando il croato non c'è. Zattarin si fa male dopo 13 minuti, Romito per lui giocherà benissimo, ma è chiaro che l'infortunio al capitano è un altro segnale infausto per un match che offrirà minuzie allo spettacolo. E poi le punte, quelle che hanno sempre segnato, non vanno, anche se è ingiusto parlare di specifici demeriti o accanirsi con il terrevoli di turno, troppo semplice. Squadra senza fantasia, i rimedi non muteranno d'una virgola il tutto, c'è chi tiferà attacchi per il suo magic moment, chi mugugnerà perché fuori andrà Califano e Aquino ama gli spazi che non troverà. Ma la sostanza è quella, lo 0-0 è nell'aria di una strana vigilia di Natale. Ci si mettono poi la vena di Chiodini, come al solito, lo strabismo degli assistenti del Bonsaveri costretto a fischiare su due offside almeno discutibili, pazienza, e non è questo il punto. Ciò che pesa, prima di Catanzaro, alla Befana e Foggia, è il bottino Mingherlino, un punto di due gare sulla carta abbordabili. Sulla carta, come sempre quando il Chieti è lì lì per spiccare quel maledetto volo che non arriva mai. Pausa propizia, ma attenti a non stravolgere il mondo, piuttosto una diagnosi trasparente di un male che forse male non è. E guai a rinunciare con 54 punti all'orizzonte. Cronaca, 48 secondi, e Suppa che lancia Califano, il vento complice marchigiano. 13esimo, Zattarin non ce la fa, ecco Romito. 16esimo, prima contestazione, le immagini non aiutano. Lancio di Terrevoli, Califano parte come deve, la bandierina no. 17esimo, Suppa libera Terrevoli che serve Quagliarella in corsa, mezzo metro al di qua, sfuma il gol. Califano poi, bombeggia da 20 metri. Quagliarella e Bonfanti si urtano e spingono, l'attaccante cade, si sorvola tra un dubbio e un'ipotesi. Cross di Lambertini, un cuore immenso il suo, il migliore con Bassò. Pasticcia unica volta Chiodini che rimedia su Califano in agguato. 22esimo, Quagliarella tenta da fermo, i pugni di Chiodini. 29esimo, la fermana spegne il fuoco effimero teatino e si affaccia di prepotenza in area. Bene fa Smerilli, ma Bassò è pronto e bravo. Anzi, si supera due minuti dopo sulla sberla ravvicinata di Morici. I Chieti non graffia più, solo al 40esimo la posizione di Quagliarella su assist di Califano inviperisce la platea, c'è la Crimini in linea, il gol è inutile. Ripresa, l'ex Pacini ci mette 38 secondi per ricordare la giornataccia locali. Quarto, Terrevoli sgancia Califano in linea, altra bandiera al vento. Quinto, Bucchi non dà forza alla sua girata. Sesto, Lambertini offre una palla d'oro a Terrevoli che scialacqua disperandosi. Poi il rasoterra di Califano. Chiodini c'è e fa ancora meglio al 14esimo su punizione di Cherubini. Si ripete al 19esimo su girata dal limite di Quagliarella. Si supera al 21esimo su bordata in diagonale di...